Giuseppe Morandini per ForzaSancho.it, a 10 giorni circa dall'inizio della preparazione, qual è lo stato di salute della squadra? La preparazione sta andando abbastanza bene, come da programma. C'è ancora da implementare l'organico, direttore, insomma, in qualche elemento, soprattutto nel 2030. Ma sicuramente stiamo guardandoci intorno perché il 2003 è una cosa importante per tutti e quindi è una porta che è sempre aperta, diciamo così. Se troviamo gente che ci soddisfa, la prendiamo volentieri. E poi per quanto riguarda il resto della squadra aspettiamo lo svolgimento di qualche amichevole per poi prendere delle decisioni. Tornando al 2003, c'è un ragazzo di Cava dei Tirreni, della Cavese in prova. State quindi valutando su tutto il fronte italiano, cioè non solo a livello, insomma, vostro, del settore giovanile, però vi guardate un po' a destra e a Sì, sinistra. guardiamo un po' tutto, secondo le indicazioni che ci vengono date e l'informazione che abbiamo. È un ragazzo che ha fatto la Primavera 3, è un ragazzo un esterno basso, sono il ruolo in cui Mancino o è destro? prevalentemente destro, ma si adatta anche a sinistra e quindi lo valuteremo in questa settimana, dopodiché decideremo. Se abbiamo qualche deficienza, come dicevo prima, qualche assenza importante, specialmente a centrocampo, ma questo ci consente di vedere anche i 2002-2003 che abbiamo a disposizione proprio in quella zona del campo per vedere la forza che hanno questi ragazzi e poi fare una valutazione se c'è bisogno di ritoccare in qualche modo la squadra. Senti, fiore all'occhiello di questa campagna acquisti è sicuramente Mirko Vassallo. In tanti si sono chiesti come ha fatto ad arrivarci la Sangiovannese, non perché la Sangiovannese non se lo possa permettere, però magari inizialmente era un profilo destinato magari anche a finire nel professionismo. Insomma, come siete arrivati a prendere questo ragazzo? Ma questo ragazzo è un ragazzo che ha fatto 15 gol in una squadra di Bologna. E avevamo avuto delle segnalazioni e poi lui aveva fatto un accordo con il Carpi per andare nei professionisti. Il Carpi poi non è stato ammesso, è rimasto senza squadra. Abbiamo provato, magari all'inizio così, tanto, non tanto convinti perché sicuramente pensavamo che volesse altre Ambire. cose. E abbiamo parlato con il procuratore, abbiamo saputo chi era il procuratore e poi invece la piazza di San Giovanni. Abbiamo capito che è una piazza ambita. La trattativa è durata 3 o 4 giorni. Poi è venuto a San Giovanni, ha visto tutto, ci siamo trovati d'accordo e siamo con la speranza di tutti che le cose vadano nel miglior modo. L'ultima domanda, si parla nella prossima stagione, cioè nel 2022-2023, diciamo di questa famosa Serie C Elite, Serie D Elite, la trova concorde o no? Cioè inserire ulteriori categorie per poi naturalmente far retrocedere anche altre squadre a livello proprio di importanza. Cioè io ritengo giusto che il salto dalla D alla C non sia così repentino come ora, sotto l'aspetto finanziario. Questo è una cosa molto forte, difficile per tutti e quindi trovare una soluzione perché ci sia un intermezzo, una via di mezzo è positiva. Farla all'improvviso, come ci avevano detto a noi, e addirittura facendoci votare o sì o no, Sì. questa la ritengo un po' Una sbagliata forzatura, perché insomma. la cosa bisogna organizzarla bene, insomma. Grazie a Giuseppe Morandini. Grazie a voi.